שלום עליכם כאלה בריא, עוד יום יש השם, זה מסכת עבודה זרה, דף כ"ד. לא נציאה מו, ודף כ"ג עוד ב', דעתי שיגיד הסוטה. גופה, דסר זה מן הגמרא, הוא נורא מן תצ'וק את איסה שילה. תני שילה, מה הייתה מה דרבי אליעזר? כולי רג'ון רבי אליעזר כדיד ש... כלבק הרוסה הביתתו הכפיסתה לה דאון גוי, צ'ו הביתתו עוזר לה, זה הכפיסתה דאון גוי, דכתיב, דבר בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה. קומי אמצע סודיאטו כסול יברי סיאנו סינקווי ונלורו מנדריה ונבא קרוסה לורה פרמיס עוזר לה, סיינו נו. וצ'ו סולו בני ישראל יקחו ואין עבודי כוכבים יקחו. סול יברי פוסנו עוזר צ'ו כאנו לורו פוסן לורו נוסי פה הכוסה אדון גוי. אלא מטרה כדי מורה לורה סייקוזי ciò che c'è scritto nella Torah da me ben sei me cu truma che prenderete per me una truma un dono a chinami allora ugualmente di ben sei cu ben ho dei problemi cu perciò per smesso solo quest'allo scusi usarlo di ciò che appartiene a un ebreo ma non che ciò che venne acquistato da un goy e adesso dice una vecchia ma a chinami se vuol dire che infatti è così v'amara biuda mashmuel però adesso racconto un caso e vedremo la conclusione più avanti. Che cade un caso che Shalut Rabbi Eliezer ha dechan ki budabai, fino a che punto uno ha l'obbligo di rispettare il proprio padre e madre, il proprio padre e la propria madre. Amarlaem rispose, Tzu ru ma sa ovet kofim achad la viva Ashkelon, vedabam menitina shmo. Andate a vedere quello che esaminate, cioè quello che fece un goi a suo padre in Ashkelon e si chiamava Dama Venetina, che Pamachad Bikshu Mimeno Avanim Laifod, che una volta gli ebrei vollero acquistare pietre preziose per l'Efod e il pettorale del Kohen Gadol, Beshishim Ribo Sachar, per un valore di 600.000 dinari. Ribò significa 10.000, perciò 60 volte 10.000 sono 600.000. Rav Kahana matne, Rav Kahana invece dice che erano 800.000, bishmonim ribò. Ma io avtechot munachot tachat merashotav shel aviv velo tziaro, e le chiavi della cassa, diciamo, dello scrigno nel quale teneva queste pietre preziose, erano la chiave era sotto, diciamo, al cuscino di suo padre che mentre stava dormendo e non vuole svegliarlo. E allora perdete questo affare, indubbiamente lo acquistarono altrove. E risponde ancora che perciò vediamo che avrebbero potuto acquistare un goi, perché allora dici, abbiamo detto ancora prima che infatti che non si possono acquistare pietre preziose per l'uso nel santuario da un goi. Risponde Gemara che siccome la Torah dice riguardo alle sostanze, ai materiali usati nel santuario, c'è scritto nella Torah e c'è sempre un Vav, una E della congiunzione priva, Vechesev e argento, un Echoshit e rame, Utchelet e azzurro, Vergaman e scarlatto. Però riguardo alle pietre preziose c'è scritto Avnei Shoam, c'è scritto pietre preziose, però non c'è scritto la Vav, perciò vuol dire che Ifsikanyan, che separò le pietre dal resto dei materiali menzionati prima di ciò, e perciò la legge che si riferiva alle cose di prima vige, però le cose che non si possono acquistare da un goi, però riguardo alle pietre preziose, siccome sono separate dal resto che non c'è Vav, perciò è permesso. Ma dice che anche no, ma veramente c'è scritto Vav nei miei, c'è sì la Vav, e perciò Dehadar Arvei, perciò nuovamente mischio con gli altri, e perciò vige nuovamente questa legge che non si possa acquistare da un goi. Però nell'aneddoto abbiamo visto che è permesso acquistare da un goi,
allora, perciò nuovamente c'è questa domanda, com'è possibile? Però vediamo che non è come disse Shila. Perciò vuol dire che ciò che disse Shila è incorretto. E perciò si possono acquistare pietre preziose da un goy. Oltre ciò c'è un'altra difficoltà, che tale Sefer, la parte finale di quella storia di quel goy Dama Venetina, che accadde un altro caso, che le Shana Acheret, un altro, nuovamente in seguito di ciò, un altro anno, accade che Noldalo Parà Doma Bedro, che gli nacque una vacca rossa nel suo mandrio, e entrarono i saggi da lui per acquistarla. Amarlaem disse lui, Dama, Yudea, Dama Venetina, Yudani Bechem, Sheima Nimbakesh Mikem, Kolo Moshe Baolam, Atenotimni. Se vi chiederei qualsiasi somma, me la pagheresti. Però, Achshav, eni mabakesh mikem ela oto mamon shehefsadti bishvilav. Ma adesso chiedo che mi paghiate solo quella cifra di denaro che persi quando non presi la chiave dello scrigno che era sotto il cuscino di mio padre. E perciò, solo per non perdere quell'occasione. Perciò vediamo che è permesso acquistare non solo le pietre preziose, ma anche una vacca rossa da un goy. Allora, com'è che ciò che dice Shila che non si può? E risponde Agmara, Hatam, gli ha detto Agra Israel, Zavon, che in quel caso veramente è vietato, sì, non si possa acquistare. E non sarebbe stato permesso di acquistare una vacca rossa da un goy, però quel caso era diverso poiché questa vacca rossa fu acquistata prima da un commerciante ebreo e perciò i saggi lo acquistarono da un saggio ebreo, da un, scusi, da un commerciante ebreo. Però con tutto ciò, come si può spiegare il fatto che lui disse: vennero, dice la. E dice qui quello che mi sembra la Gemara qui che entrarono i saggi da questo Dama e disse so che mi vedreste qualsiasi cifra però chiedo solo quello che ho perso in quel caso delle pietre preziose ma allora dice che i saggi entrarono da lui e fecero fare perciò se diciamo che fu un commerciante acquistò da lui e con quale cifra si accordarono? Forse si potrebbe rispondere che quell'ebreo, quel commerciante, per tutto acquistò, o forse senza mettersi d'accordo sul prezzo? Difficile capire in questa maniera. E comunque, diciamo, si accordarono per proprio questa cifra che lui chiese. Però fece un accordo al Tnai, cioè a condizione che avrebbe venduto, che il commerciante ebreo l'avrebbe venduto ai saggi. Più o meno bisogna rispondere in questa maniera. Chiediamo ora nuovamente ciò che disse, riguardo ciò che disse Shila. Verabilese lo chaish lervia, come se vuol dire che c'è la ragione che non si può acquistare una vacca rossa. E perché non si può usare da un goi? Perché c'è scritto nella Torah Vekhu, ma non perché abbiamo timore che la vacca fu abusata da un goi. E oltre a ciò, abbiamo visto che generalmente i goi non lo fanno le proprie vacche, perché allora diventerebbero sterili. E oltre a ciò, abbiamo visto anche che non vorrebbero perdere il valore enorme di una vacca rossa. La Tania, rispetto alla verità che Amrullo, l'Eurabiliese, i saggi, i quali dissero che è permesso acquistare la vacca rossa da un goi, disse l'Eurabiliese, ma se che accade il caso il Kahua Minavel Kochavim, vedama Shmo, che acquistare la vacca rossa da un goi, e lui si chiamava Dama, viamo la Remez Shmo, altri dicono che il suo nome era Remez, rispose Amarla l'Eurabiliese, rispose l'Eurabiliese. Misham Raya, no, la disse. Veramente quella è la prova che Israel, Ayom Shamrim Otam Misha Shenolda,
che gli ebrei erano di guardia dal momento che la vacca rossa diciamo che dopo che partorì questo vitello, allora furono attenti che non il goi non commetta una bestialità. Allora vediamo che secondo ciò che disse Rabiliese, rispose Rabiliese ai saggi, vuol dire che la ragione è a causa di bestialità e non a causa di ciò che dice il verso Vikhu. E secondo Gemara, Rabiliese è Tartilli. No, che veramente entrambe le ragioni, sia per ciò che dice il verso Vikhu, anche per il fatto che abbiamo timore se il goi commise un atto di bestialità. E perciò, Chai Shammai Rabia. Amar Mar, tornando a ciò che abbiamo studiato riguardo a ciò che disse Rabiliese, che la vacca rossa, il caso di Dama ben Itinai, Israele, Yom Shamim Otai, Mishah Shenoldah. Così rispose Rabiliese, che gli ebrei furono di guardia e furono attenti che il goi non commette un atto di bestialità con questa vacca rossa. Venichus dilma rav e leima, chi hava meavra. Ma che amara, forse potremmo avere veramente un timore che ci sarebbe stata la possibilità che il goi abbia commesso un abuso contro la madre della vacca rossa. Che è anche un problema. Diamo a Rava. Gachat Asur Iu Vladanakhu. Se una vacca era in gravidanza e aveva un feto in grembo e questa vacca incornò una persona e la uccise, allora anche il feto è considerato che un uccisore e perciò Asur è vietato essere sacrificato. Ed ugualmente Vlada Nirbat, Asur Yu Vlada Nirbu, e anche se una vacca diciamo che era in gravidanza e aveva un feto e un idolatra e commise una bestialità con questa vacca, perciò sia la vacca che il feto sono vietati per essere portati, offerti come sacrificio. Poiché anche il feto è considerato che fu abusato. E perciò la questione è, per quella ragione, disse Rabiliese che furono di guardia solo dopo, diciamo, dopo la nascita del vitello, ma non prima, poiché vediamo che anche la madre è un problema. Dovrebbe essere di guardia da quando nacque la madre. Perciò dice la Gemara, Ema Yisrael Yom Shomrim Otah Mishah Shenotzra. Sì, infatti. E anche furono di guardia anche quando nacque la madre. E qui dice Nozra che fu fecondata, cioè la nonna, diciamo, della vacca fu fecondata. E però vediamo subito che è una questione. Venichos dilma ravua le imami kara. E forse perché non abbiamo timore che forse commisero un atto di bestialità contro la madre prima che fu fecondata, prima che diventò gravida. Ditna abbiamo stato in Mishra. Kol ha'psalmim gavim mizbeach v'latoteihen mutarin v'tanela Rabbi Eliezer oser. Che abbiamo stato in Mishnah che tutti gli animali che furono resi invalidi e che furono abusati, diciamo, che sono vietati per essere sacrificati, però gli animali che nacquero da essi sono permessi. Però Tani Allah Rabbi Eliezer oser, invece Rabbi Eliezer dice che è vietato. E perciò la questione è contro Rabbi Eliezer perché non ha timore della vacca rossa che furono di guardia sulla madre prima che fu fecondata, perché altrimenti
La vacca rossa che nacque anche sarebbe evitata. Ora riguardo a questa disputa tra Rabbanan e Rabbi Eliezer, vi è una disputa tra Amoraim per capire la loro disputa, cioè vi è una disputa per capire le loro dispute. Adesso la Gemara vuole chiarire. Anicha li Rava. Secondo Rava, il quale Dama Rava, il quale disse Amar Nachman Machloket, Shinirbuk Shain Mukdashin, che la disputa tra Rabbi Eliezer e Rabbanan e se questi animali furono, diciamo, oltraggiati mentre furono già consacrati prima di ciò. Poiché secondo Eliezer questo usare tali animali o persino gli animali che furono procreati dopo di ciò, che ciò è un disprezzo. Un disprezzo verso la santità del santuario. Però se si contrabbanano, però se furono oltraggiati mentre erano profani, prima che furono consacrati, entrambi, sia Rabbanan che Rabbeinu, sono unanimi che questi animali possano us essere usati, e anche le loro prole. Ela le Rabbuna Bar Chinina, Amar Nachman. Però secondo Rabbuna Bar Chinina, il quale disse il nome di Rav Nachman, che la disputa consiste Kshenirbuk Shenhulin, che la disputa consiste che furono commesse bestialità mentre erano profani. Però, cioè, secondo Rabbanan è permesso usarli, secondo Rabbeinu no. Avakshen Mukdashin di Vriakol Asurin, però secondo entrambi, sia Rabbanan che Rabbi Eliezer, se furono abusati mentre erano già consacrati e santificati, allora tutti sono unanimi che è vietato usarli. Perciò, Michael, come si può spiegare il fatto che acquistare una vacca rossa da questo goi, da Ma Benetina, e forse c'era il rischio che la madre di questa vacca rossa furono commessi una bestialità con questa vacca? Rispondi Gemara, e maestro di Mishamrimota, l'imam, Mishashi Nutzra, che gli ebrei furono di guardia alla madre prima che fu creata, prima che fu fecondata la madre di questa madre. Chiamala, Venichus Dilma, Ravua Leima Deima. Forse c'è da aver timore, forse avrebbero dovuto fare di guardia alla nonna di questa vacca rossa, prima che fu creata. Cioè, due o tre genitori, dipende come consideriamo, prima di ciò. Rispondiamo a Kulai Lohashina. Non abbiamo timore più. Fino a questo punto non abbiamo timore. Adesso come torna a discutere ciò che abbiamo parlato prima, Ammar, Israel, Ayom Shamrimota, Mishashi Nozra, che abbiamo detto che gli ebrei furono di guardia prima che la madre fu creata. Minaya Dina, da come si può sapere? Ammar Avkana, cioè dove si può sapere che alla fine nascerà una vacca rossa? Ammar Avkana, c'è un trucco, Kosa Doma Verin Nefanea Mishashi Ola Lea Zachar, che quando un maschio sale su di essa gli fanno passare un bicchiere rosso davanti agli occhi, e così il vitello che nasce alla fine sarà completamente rosso. Allora, Iachi, amai da me carina, per quale ragione questa vacca rossa è cara? Perché allora lo possono fare sempre, in qualsiasi caso, potrebbero fare parecchie, non ci sarebbe problema, sarebbe a buon mercato. Siccome due peli la rendono invalida, perciò è molto difficile avere una vacca completamente rossa che sia veramente valida. E a chi guarda, umaishna didhu, per quale ragione acquistare un daf da un goy avrebbe potuto fare gli ebrei anche conoscono questo trucco e non ci sarebbe necessità di andare da un goy. Amarkana bemuhzek, si tratta che la progenie aveva
una propensità per una perfetta qualità, che era una razza speciale che produceva tali vacche rosse perfette, perciò erano speciali. Perciò non era facile, benché c'è questo trucco, ma non era facile di ripetere questo trucco a perfezione. Adesso, Yativ accade che Yativ Rabbi Ami per avvisare Napacha, e c'è chi dice che è Nafra, ma io penso che invece è Napacha perché viene da Napach, Napach vuol dire fabbro. Ikla di Rabbi Yitzhak Napacha, che accade che nella stanza dove erano seduti Rabbi Yitzhak Napacha, erano l'ingresso della casa di Rabbi Yitzhak Napacha. Pata Haminayo, uno dessi, iniziò a dire amare, disse che secondo Abriezer tutti gli animali acquistati a un goy sono invalidi per tutti i sacrifici, poiché c'è questo rischio che commisero bestialità con questi animali. E l'altro disse amare, mai utivo lei chavroi le Abriezer, cosa risponsero gli altri saggi a ciò che disse Abriezer? Risposero col verso, abbiamo già studiato questo, Koson Kedar e Kapsulach, che raccoglieranno tutti i gregi Con Kedar, con i nomadi arabi chiamati del popolo Kedar. E Kedar è menzionato nella Torah. Ora, questo voglio dire per i pacifisti tra di voi, che coloro pensano che si può fare la pace con gli arabi. Dice Teilim per Kuf Kaf Pasuk Hei. Dice, Oya li kigarti in Meshech, Shechati Mole Kedar. Guai a me che ho abitato con Meshech. Meshech è un popolo che è menzionato nella Torah anche, in Bereshit, Perikyud, Pasuk Bet. E Shechati Mole Kedar, e ho dimorato con le tende di Kedar. Kedar è un popolo, no, un popolo nomade arabo. Rabbah Shechna la nafshi, Imsone Shalom. La mia anima, cioè io, ho dimorato parecchio, Rabbah si intende parecchio tempo, Imsone Shalom, con coloro che odiano la pace. Ani Shalom, io quando parlo della pace con loro, Vichieda Ber, e quando parlo, Ema la Milchama, loro vengono contro di me per fare la guerra contro di me. Perciò, già è scritto Teilim e non ci potrà mai essere pace con gli arabi. È impossibile. Dunque, abbiamo visto che, siccome dice che si possono usare, dopo la continuazione del verso lì, dice Yalu al Razzon Mizbechi, ma la Gemara ha cambiato il testo del verso. E dice Yalul Razzon al Mizbechi, che cioè che saranno accettati come offerte i sacrifici sul mio altare. E perciò vediamo che è permesso acquistare animali da altri popoli per sacrifici. Così dice Rabbi Eliezer. A me Rabbi Eliezer, e ciò che dice si riferisce Kulan Gerim Grurim e Latid Labo. Che veramente ciò, questo verso riferisce al futuro, quando verrà il Moshiach, e tutti i popoli saranno Girim Gurim. Girim Gurim vuol dire dei convertiti trascinati, cioè che si trascinano loro stessi, non che qualcuno li trascina, loro stessi si trascinano nel futuro, cioè che quando vedranno che Am Israel è il vero popolo scelto, e Hashem è il Signore del popolo ebraico, allora vorranno tutti fare, cioè compiere le mitzvot e osservare la Torah. Però
se, quando verranno dagli ebrei non verranno accettati, perciò loro stessi diventano convertiti da sé, loro stessi si convertono senza essere convertiti da noi. E perciò questi popoli nel futuro, quando dopo che verrà Moshiach, saranno attenti a non commettere bestialità con animali. E perciò non ci sarà problema di accettare animali da loro. E ciò che disse Rabbi Eliezer si riferisce, e ciò che dice questo verso, Kol tzom kedar kapsulach, si riferisce dopo che verrà Moshiach. Amar Rabbi Yosef, Maikra, quale significa il significato del verso? Che dice chi ase poch elamim safa brura, il corpo la Mishem Hashem, lo do Hashem, che poiché allora cambierò le nazioni di parlare una lingua chiara e pura, vuol dire che tutti i popoli chiameranno, come dice il verso, di corpo la Mishem Hashem, che tutti chiameranno il nome di Hashem, cioè tutti vorranno compiere le mitzvot di Hashem. Amar Abai, disse Abai a Rabbi Yosef, Vidil ma Avodat Kohavim u de Hador Behu. Ma forse ciò che i popoli rinunciarono a commettere i loro peccati si riferisce solo a idolatria, ma non a altri peccati. E chi dice che accetteranno tutte le mitzvot? Amar Rabbi Yosef, siccome c'è scritto Lo'avdo Shechem Echad, e diciamo fatto di solo da un lato, cioè che saranno tutti uguali, cioè i goyim, gli ebrei e i goyim, cioè che i goyim compiranno tutti i mitzvot ugualmente come gli ebrei. E perciò naturalmente saranno attenti a non commettere bestialità. Papa Matniach, il Papa imparò che ciò che dissero Rabbi Ami e Rabbi Yitzchak Napacha, quello che abbiamo appena detto, e uno disse il din di Rabbi Eliezer, l'altro disse chiese la domanda contro Rabbi Eliezer, e Rabbi Yosef rispose del verso di ciò che accadrà alla fine dei tempi, dopo la venuta di Moshiach. Razvid Matniach, e Razvid imparò che veramente è quasi uguale, cambia un po' la versione. Che Rabbi Ami e Rabbi Yitzchak Napacha, che erano seduti all'ingresso della casa di Rabbi Yitzchak Napacha, Vitarvaio, Amri e Bechanei, Avrei Eliezer, possiede corbonato. Che entrambi dissero, prima ha detto uno di sì, mentre adesso dice entrambi dissero che Rabbi Eliezer disse così, che rende tutti i sacrifici invalidi, tutti gli animali, di Goim. Vitarvaio Amri, entrambi dissero che umai utivo lei favroi le Rabbi Eliezer, e cosa risposero i saggi a Rabbi Eliezer? E risponde Kol tzom kedar kapsulach, eccetera. Amri Rabbi Eliezer, kulam gerim gruim em latidavo, umai kra, e cosa si deriva da ciò? Che az epoch elamim safa burra likro kulam shem Hashem. Cioè non è che ciò che disse Abai e Rabbi Yosef, bensì Rabbi Eliezer ebbe questa discussione con i saggi. E ma che fla Rabbi Yosef, Dilma Vodako Havimu de Hadrubeo, e adesso questo lo chiede in nome di Rabbi Yosef, che prima era Abai che chiese così, adesso dice in nome di Rabbi Yosef, che forse ciò che i goim cambiarono le loro vie, che smisero di compiere peccati, si riferisce solo a idolatria, che smisero di compiere atti di idolatria. Amar Abai, Lo'avdo Hashem Echad, su questo risponde ciò, Abai è ciò che rispose prima Rabbi Yosef, nella versione precedente. Metive chiesero le Shiva, secondo Rabbi Eliezer che vieta accettare animali da Goim, allora com'è che Moshe Rabbeinu disse a Parò, Vayomer Moshe, Gamatati tem viadino svachim varot, Vaseinu Hashem Elokeinu, che anche tu ci darai animali affinché noi potremo offrire come sacrifici. Vuol dire che è accettabile ricevere animali da un goy.
rispondono là che si tratta Kodem Matan Torah Shani, che il caso di Kodem prima di ricevuto la Torah è diverso. Allora era permesso, dopo ciò diventò vietato. Tashma ti porta una dimostrazione in favore di Rabbi Eliezer, scusi, contro ciò che dice Rabbi Eliezer, che anche riguardo a Moshe Rabbeinu e Yitro, Vaikach Yitro, Chotei Moshe Ulao Svachim Lelokim, vediamo che era permesso accettare sacrifici di un goi, in cui si tratta di Yitro. Risponde qua che no, che Yitro Nami Kodem Matan Torah, si tratta che questo caso accadde prima che Hashem di la Torah, perciò era permesso. Adesso chiedo, ma Alicham Ademar Kodem Matan Torah, questo è accettabile, secondo l'opinione, che il caso di questo caso di Tro che offrì sacrifici, questo era prima che Hashem di la Torah. Però, Elam Ademar, però secondo colui che dice che Yitro l'Acharei Matan Torah, il caso, questo caso di Yitro era dopo che Hashem diede la Torah, ma i Kalimema, come si può spiegare allora che offrirono, che Yitro offrì sacrifici e Moshe Rabbeinu li accettò? Seconda qua, era Yitro Misrael Zuban, che Yitro acquistò questi animali da ebrei, perciò questi animali derivavano da ebrei, perciò non c'era problema. E chiama la Tashma, ti porta una dimostrazione contro ciò che disse Rabbi Eliezer, che dopo che Shaul sterminò parzialmente gli Amalekiti e non li distrusse completamente, cioè non li sterminò completamente e lasciò animali, lasciò il loro re in vita. Vayomer Shaul mi Amalekivium, che Shmueli chiese, ma cos'è questo rumore che sento di pecore e di le pecore che stanno facendo questo rumore? Vayomer Shaul, ma Amalekhi Evion, li hanno portati da Amalek, asher chamal ha'am al metav ha'tzon ve'ha'bakar, amishim ha'kerim al kol ha'tzon, leman zvoach Hashem Elokecha, che il popolo ebraico ebbe pietà della miglior qualità di animali, di pecore e di bovini per offrirli come sacrifici. Perciò vediamo che sarebbe stato permesso di offrirli come sacrifici. E chiedono umai metà, qual è il significato di quello che dice il verso metà, la miglior qualità degli animali? Risponde ancora, zmei metà, si riferisce al valore, al miglior valore di questi animali, e adesso spiega, umai shna meta, per quale ragione era così importante che vogliono offrire questi animali che erano i migliori animali, affinché i commercianti li acquistino rapidamente e si possano vendere facilmente per poter sacrificarli, offrire come sacrificio. Chiamala Tashma, ti porta una dimostrazione contro ciò che disse Rabbi Eliezer, che David Amela, quando acquistò il granaio di Aravna, dice: Vayomer Aravna il David, Ikach ve'yal Adoni Amelech, Tatov be'inav, Re Bakar le'olav, Amurigim, Uchle Bakar le'etzim. Aravna gli diede a David Amelech tutto, gli animali per offrire come sacrifici, e Morigim, su Gemara chiedere cosa significa Morigim, e gli accessori dei bovini per usarli come legname, come combustibile, per bruciare i sacrifici. E alla fine David Amelech li acquistò e glieli pagò. Vuol dire che è permesso prendere animali da un goi. Amar Nachman, Aravna Gertoshav, che Aravna era Gertoshav, cioè uno che accettò le sette mitzvot, non chiedi che, tra le quali una delle sette mitzvot è di non commettere atti di bestialità. Perciò non c'era problema. Ma
Chiamarà Mai Morighi. Quale significato di Morighi? Marula Mitashi El Turbil. Un letto di Turbil. Chiamarà Mai Mitashi El Turbil. Non ci ha aiutato nulla, non ci ha giovato. E ci ha complicato la vita perché non si spiega cosa vuol dire Turbil. Spiega Isa de Curquesa de Daishan, che è una tavola di legno è larga e grossa, nella quale ci sono dei solchi profondi che serve per trebbiare il frumento. Amar Yosef Mai Kra, qual è il significato del verso nel quale troviamo la parola Morigim? In Esamtich le Morag, in singolare adesso. Charutz Chadash Baal Pipiot, Tadu Sharim et Hadot, Hugvaot Kamotz Tsim, che ecco ti ho fatto come un morag, cioè un scanalature in una tavola, avente spigoli affilati, e trebbierai monti e li polverizzerai e li trasformerai come una pula, come, scusi, come in pula. Chiede la Gemara riguardo ciò che disse Rabbi Eliezer, che nei tempi di Shmuel i Filistei restituirono l'arca. L'arca fu presa in cattività dai Filistei, e dopo di ciò che Hashem li punì, la restituirono, la mise su una carrozza tirata da due vacche. E quando questa carrozza giunse a Bet-Shemesh, le vacche si fermarono e c'è scritto lì: Vai vacui tazea agala, beta parote lu ola lashem. E usarono il legname della carrozza, spaccarono il legname e usarono come per bruciare, e usarono queste vacche come sacrificio. Usarono il legname per creare una pira, per bruciarle. E perciò vediamo che è permesso usare animali di Goim. E perciò questa è una domanda contro Rabbi Eliezer. Risponde Gemara che Oracea Aita, in questo caso c'era un ordine speciale di Hashem che si potevano usare, poiché questi animali, queste due vacche, compietero dei miracoli. Achinami starva, infatti è così, è logico. Dilo tema Achi, Olane che va mica. Infatti, e bisogna dire che era un ordine da Hashem di usare queste due vacche come sacrificio, poiché normalmente non esiste mai un sacrificio olà, un olocausto con animali femmine. Veramente animali femmine esistono solo per Shlamim. Shlamim si possono dare femmine, sia maschine che femmine. Umai Kushia, ma qual è la domanda? Dilma bemati achit. Ma forse questo è il caso, era che considerato quello che bruciano questi animali, queste vacche, come olocausto, forse era bemati achit. Bemati achit è un altare creato da un individuo, e perciò che era permesso, è permesso di usare animali femmine per un bemati achit, un altare appartenente a un individuo. Uchedravada Baraba, Damarabada Baraba, Minai Lolan Kevashi, Kshira Bemati Achid, dove sappiamo che un animale femmina può essere offerto in un altare di un individuo. Shenemar, Veikach Shmuel, Tle Chalav Echad, Vaeleu Ola. Shmuel prese una femmina che stava allattando il suo agnello e lo usò come sacrificio su un Bamat Yachid. E perciò non vuol dire che il fatto che
quello che è responso al Gemara riguardo alle vacche che furono istituite da, rimandate dai Filistei, che era Oracia, che era un comandamento unico, allora che Hashem comandò che si usino questi animali, queste due vacche, perché sono femmine, per un sacrificio ora. Perciò vediamo che se Bamat Yahid si possono usare femmine, perciò per quella ragione la Gemara doveva dire che era Oracia. Che Agmarà, vai a Leu Zachar Mashma. Vai a Leu, e c'è scritto, e vai a Leu vuol dire è maschio, e cioè il sacrificio che sacrificò Shmuel, dall'espressione vai a Leu vuol dire che era un maschio. E Amram Nachman Bar Yitzchak, ma veramente Vayaleha Ktiv, c'è scritto l'espressione che c'è scritto, non c'è la Vav che dice Vayalehu, c'è scritto senza la Vav, perciò si può leggere Vayaleha, e che significa che era femmina. E perciò ciò che dice il verso, che noi leggiamo Vayalehu, è per insegnarci che in una Bamat Yachid, una femmina permessa, così come permesso maschio, così femmina, o anche una femmina permessa. Mi ho studiato prima che un goi non commette bestialità con il proprio animale, poiché può causare un danno. E Rabbi Yochanan Amar che riguardo. E siccome non vuole causare danno al proprio animale, però ci sono dei casi che c'è sì un rischio che possa sì aver potuto commettere un atto di bestialità, poiché Gvul Yeshla c'è una distinzione, diciamo, che se è Pchutam Yabachaloshanim Naikeret, se l'animale ha un'età minore di 3 anni, allora diventa sterile. Però se ha Bacharosh Hanim, è Naneker. Però se ha 3 anni di più, allora anche se viene abusata, non diventa sterile. E perciò possiamo dire che il Goi, se un animale è oltre 3 anni, non dimostra il fatto che vuole risparmiare il proprio animale, perché c'è questa possibilità, perciò c'è questo rischio. I tibei chiesero i talmidim di Shiva riguardo ciò che disse Rabbi Yochanan, Kolane Tiufta, Shanelo, e tutte queste domande che abbiamo chiesto riguardo a Rabbi Yezer, che abbiamo trovato diversi versi che dimostrano che hanno offerto animali che furono acquistati da Goim, e abbiamo risposto, che, così come disse Rabbi Yochanan, che si poteva, cioè Rabbi Yochanan rispose che si tratta di Chutam Bacharoshanim, che tutti questi casi si tratta, Rabbi Yochanan rispose che si tratta che erano animali che avevano età minore di 3 anni, perciò il Goim non avrebbe commesso un atto di bestialità. C'è una difficoltà con ciò che disse Rabbi Yochanan, che lui disse che il problema con gli animali è solo dopo 3 anni. La difficoltà è, poiché abbiamo visto che Chachamim chiesero contro ciò che disse Rabbi Eliezer, Kol Tzan Kedari Kapsulach, vuol dire tutte le pecore di tutti i greggi. Però, secondo ciò che dice Rabbi Yochanan, sono solo le pecore oltre 3 anni, perciò non può essere Kol Tzan Kedari, tutte le pecore, solo una parte delle pecore. Questa è una difficoltà. Comunque, solo per ricordare che quello che è qui la Gemara, abbiamo visto diversi versi. Uno è Kotzon Kedar, e poi Moshe Rabbeinu che disse a Parò che anche tu darai dei tuoi animali, e Itrò che portò offrì sacrifici, e Shaul che permise di usare gli animali di Amalek, e Davide Amela che acquistò gli animali di Arabna, e anche ciò che abbiamo visto delle vacche che i Filistei mandarono.
ti chiamano a Tashma, ti portano in demonstrazione contro ciò che disse Rabbi Yochanan, ciò che disse appena detto Rabbi Yochanan, che meno 3 anni il Goi non commette bestialità. E riguardo alle vacche che i Filistei mandarono indietro con l'arca, c'è scritto, abbiamo visto il verso, Vetaparot e Eluol HaLashem, che sacrificarono le vacche come olocausto all'Hashem. Risponde Agmarà, Bepchutam Vibat Shaloshanim, che anche lì si tratta che l'animale aveva un'età minore di 3 anni, perciò non c'è rischio che il suo padrone l'abbia sodomizzato. Ma che la Rav Huna, Bered Rav Natan, e chiese Rav Huna, Bered Rav Natan, in che, se così, che gli animali che portarono, restituirono l'arca del patto, aveva un'età minore di 3 anni, ma allora Aino, e ciò che dice verso Vedvenen Kalu Abait, che chiusero, rinchiusero nella casa i figli di queste vacche. Ma allora la domanda è: Abkhutai Bacharo Shanim e Mika Yalda, se queste vacche avevano meno di 3 anni, allora abbiamo studiato che Paro Hamor mi bat shalosh vada le quen, mi kan vela safek. Cioè, abbiamo studiato la Mishnah che colui che acquista un animale da un goi e nacque, da questo animale nacque un maschio e non si sa se questo maschio la prima volta, questo animale è la prima volta che è da nascita oppure non è la prima volta. Perciò c'è un dubbio se questo animale che nacque sia un Bechor oppure no. Se è un Bechor lo deve dare al Cohen. E se già diede nascita prima non deve dare al Cohen. Perciò la legge che Parav Hamor bi Bat Shalosh riguarda una vacca e un somaro deve darlo solo se l'animale non aveva più di 3 anni dal momento che diede nascita. E allora l'animale che nacque va dai Lequen. Riguardo a quello che dice qui la Mishnah, il caso è così: se un ebreo acquistò, diciamo per esempio, una vacca da un goi, questione è se dopo di ciò la vacca partorì, se e nacque un maschio, se questo vitello è un bechor oppure no. Se la vacca aveva meno di 3 anni, allora, vuol dire che siccome la Mishnah dice che una vacca non può partorire meno di, se ha meno di 3 anni, cioè se dopo 3 anni partorì, vuol dire che il primo, subito dopo 3 anni, intendo, allora vuol dire che questo è un Bechor, allora lo deve dare al Cohen. Però se non passò, passarono i 3 anni, e questa vacca ha più di 3 anni, e dopo di ciò partorì, allora c'è un dubbio se questo vitello che nacque è naturalmente sia un maschio, questione se è un primogenito oppure no. Perciò, siccome c'è un dubbio, allora non deve darlo al Cohen e lo deve lasciare che pascoli finché riceve una menomazione, e allora lo può consumare. E riguardo a un asino che anche ha una santità di primogenito, ugualmente se nacque subito dopo 3 anni, allora vuol dire che è il primogenito. Però se passò ben più di tempo, abbastanza tempo dopo di 3 anni, allora c'è un dubbio se è primogenito. La legge è che lo deve redimere con una pecora. Adesso, se è un primogenito, allora redime la pecora e la dà al Cohen. Però siccome qui c'è un dubbio, allora redime l'asino, però non è obbligato di dare la pecora al Cohen. Comunque questo se, questa pecora non ha santità, è solo proprietà del Cohen, poiché il Cohen può venire e dire dammelo che mi appartiene. Però riguardo e questo se è solo
il coin ha una proprietà monetaria su questo sé. Perciò se è sicuro, allora può venire e dire dammelo che mi appartiene. Però se c'è un dubbio, allora l'Israele dice dimostramelo, portami una prova. E se lo puoi dimostrare te lo prendi, se no no. Perciò siccome il coin non può dimostrarlo, allora l'Israele se lo tiene e gli appartiene a lui. Adesso, non se diciamo, abbiamo visto che una vacca che ha meno di 3 anni non può partorire. E siccome abbiamo visto che le vacche che portarono il Dorna Kodesh, che i filistei mandarono, e siccome c'è scritto che trattenerono i loro figli nella casa, abbiamo visto il verso che trattenevano gli animali, scusi, i vitelli nella casa. E questo a proposito, questo è anche un miracolo di per sé, perché normalmente le vacche non avrebbero lasciato i vitelli e non se ne sarebbero andate via in maniera normale. Però questo è un miracolo. Comunque la domanda della Gemara qui è così. Io ho visto che una vacca che ha un'età minore di 3 anni non partorisce. E siccome c'è scritto riguardo a queste vacche che portarono a Rona Kodesh che avevano figli, perciò vediamo che queste vacche avevano un'età maggiore di 3 anni. E perciò la domanda è su Rabbi Yochanan, come disse Rabbi Yochanan che non si può offrire un animale come sacrificio. Se vi è un timore che l'animale fu abusato. E perciò la questione è su Rabbi Yochanan, come lui dice che in tutti questi casi questi animali avevano meno di 3 anni, perciò vediamo che invece in questo caso avevano più di 3 anni. Perciò risponde come là, perciò bisogna spiegare e dare la risposta che abbiamo detto prima. Che qui si tratta di Oracea, che era un caso particolare, che Hashem comandò di sacrificare queste vacche, benché normalmente non sarebbe stato permesso. E riguardo a queste vacche che portarono indietro l'Arona Kodesh, c'è scritto Vaisharna parot al derech Beit Shemesh, che le vacche andarono dritto, andarono dritto, c'è scritto nel verso, ve lo sarò i meno suol, che non andarono né a destra né a sinistra. Chi chiamerà mai Vaisharna? Qual è il significato di questa parola Vaisharna? Che abbiamo spiegato che significa che andarono dritto. Amro Yochanan invece lo spiega altrimenti, bisogna rimanere, Shamrushira, che cantarono la lode di Hashem. Rabzuta Bartovi Amarav, Il significa che le vacche girarono la testa di 180 gradi, guardarono lì indietro, guardarono verso l'Aron Kodesh. E che normalmente una vacca quando cammina deve guardare davanti. Invece queste vacche, secondo ciò che dice, era un miracolo, che andarono avanti, però guardavano indietro. Chiacchierà, un maisheramu, qual è il canto, la lode che cantarono? Arba Yochanan Mishonam Meir, Azashem Moshevna Israel. E non c'è bisogno di spiegare, che tutti conosciamo questo. Arba Yochanan Tideyamar, invece Arba Yochanan disse che ciò che cantarono, che le vacche cantarono, che da Martin prima ho due lasciamo che lui mi smuo o di uva mia maglia rotta adesso riguardo a altre opinioni riguardo a questi canti lo facciamo per la Kishamar che le vacche cantarono Mismor Ayatma un Mismor di un orfano cioè
Ossia, Mismor Shir Hashem Shir Hadash Kivtot Asa, o Shir Oimino Zakucho, che non c'è scritto prima del canto, questo incanto, che Mismor, non c'è scritto all'inizio qualcosa, è un verso, inizia subito un verso direttamente, senza un'introduzione, diciamo. Rabbi Elazar Amar, Hashemrach Ir Gazu Amim, che i popoli tremeranno a causa di degli emorroidi che Hashem causò loro per mezzo di topi che penetrarono i loro retti e continuarono le loro budella. Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Hashem lach utlavesh e Hashem si vestì di maestà. Rabbi Yisrael Napach amar roni roni ashita, canta canta shita e il legno a caccia, poiché l'Arona Brit era fatto di legno di acacia. E continua il verso Itnofifim berov ha'derech am chusheket berikmei zahav ulala bidvir armon mefora ba'de adayim. E canta canta che tu sia lodata oppure sollevata nella tua grandezza nella tua grandiosa bellezza con ornamenti dorati, ossia che l'Arona Brit era rivestito d'oro sia da dentro che da fuori, che era glorificata per mezzo del libro della Torah nel palazzo, ossia nell'arca stessa, nell'arca del patto, e che era adornata con la corona delle corone. Rabashi matin lehad Rabbi Yitzchak, aha, sirfish acho, vayim tzaharo, vayim moshe, kum Hashem mefutzo vecha, ilo sem tzanech mpanecha. E chiesero, Israel, mai amro, Israel, cosa, che canto lo darono loro? Amro Yitzchak, roni roni ashita, il verso che abbiamo appena visto. Amro Rav, che man caro parsai le sifra dvir, e come chiamano? Cioè, qual è l'etimologia della parola la parola Dvir dei persiani? Me'acha, Veshen Dvir, Lefanim, Mikia Sefer. La parola Dvir, il significato è libro. E Rav Ashi amar, che mancaru parsai le nida d'ashtana, qual è l'etimologia della parola nida? E ciò che i persiani chiamano Nida, si spiega, Me'acha, che è scritto che Derech Nashim Li, la parola Dashtana viene da deriva Derech Nashim Li, quello che disse Rachel. Siccome abbiamo visto che nel caso precedente vi era una disputa tra Rabbi Shmuel ben Nachmani e Rabbi Lazar, adesso ora porto un altro caso nel quale anche vi è una stessa disputa tra Rabbi Shmuel ben Nachmani e Rabbi Elazar. Quando Yoshua stava conquistando la terra di Eretz Israel e combatté contro gli Amalekiti, c'è scritto Vaidom Hashemesh, Vareach Hamad Adikom Goim Oivav, allora Iktuba Sefer Yashar, che Yoshua comandò che il sole e la luna si fermino, si immobilizzino, poiché era prima di Shabbat, Erev Shabbat, e per non trasgredire lo Shabbat, che stavano in combattimento, perciò voleva sconfiggere gli Amalekiti completamente prima di Shabbat. E perciò comandò al cielo, al sole e alla luna che si immobilizzino e si fermarono. Però Baidom vuol dire anche che, perché il sole nel suo moto attorno, e cioè quando nessun modo quello che noi letteralmente ciò che noi vediamo, sappiamo che è la terra che gira attorno al sole, però nel modo che noi la percepiamo, la nostra impressione che il sole si muove, e il sole loda Hashem durante tutto il suo movimento. Però siccome disse Vaidom Hashemesh, che il sole, Vaidom vuol dire
stette quieto, tacque e smise di lodare Hashem. Allora fu Yoshua a cantare la lode di Hashem. Adesso dice che perciò il sole e la luna si fermarono finché il popolo, cioè il popolo ebraico, si vendichi dei suoi nemici, ed è scritto nel Sefer Yashar. Chi chiamerà mai Sefer Yashar? Qual è il libro, questo libro Sefer Yashar? Amar Chio Barabam Rav Yochanan, se Sefer Abraham Yitzhak Yaakov, Shei Nikru Risharim. Questo è il libro di Abraham Yitzhak Yaakov, i quali sono chiamati retti, Shenemar, Tamut Nafshi, Mot Yesharim, che Balak disse che io possa morire come la morte di questi retti, questi giusti. Vecharim Misa, dove è Remes e in Sefer Bereshit che il sole si immobilizzò? È scritto Vesarò Iem lo Agoim, che tutti i popoli avranno timore della prole di Efraim, Vematai, Vlogoim, Vishashem Dallo, Hamal Yoshua. Quando avranno timore, perché quando il sole si fermò, tutti i popoli, tutta la terra, videro che il sole si fermò, perché si fermò per parecchio tempo. Vedremo subito quanto tempo. E finché gli ebrei vinsero Amalek. E dice il verso, Vayamod Hashemesh b'chatzi ha-shamayim, velo atz lavo ki yom tamim. E il sole si immobilizzò in mezzo del cielo e non si affrettò per un giorno intero. E perciò vediamo che, siccome dice due volte, dice il sole si fermò in mezzo al cielo, una volta, e un'altra cosa anche dice che non si affrettò a tramutare. Cioè, guarda, Vekama, quante ore il sole si fermò? Hanno Yeshua ben Levi, e sembra Alba, 24, 6, 24 ore. Perciò all'inizio del giorno Asilshit si mosse per 6 ore, fino alla metà del cielo, Vekamshit, e si fermò per 6 ore, come ho visto che dice il verso, Yamod HaShemesh, e dopo di ciò Asilshit nuovamente si spostò altre 6 ore, e Kamshit si fermò per altre 6 ore. E perciò Kula Milta Kiyom Tamim, perciò in totale erano 24 ore. Rabbi Eleazar Amar, Shloshim Beshit, durò tutto questo moto del sole totale che si sposta e che si fermò, è totale 36 ore. Asichit si mosse per 6 ore, Vekamtrisa si fermò per 12 ore, e dopo di ciò Asichit nuovamente si spostò per 6 ore, Vekamtrisa, e si fermò nuovamente, si immobilizzò per 12 ore. E perciò il tempo che si fermò in totale è diventato Kiyom Tamim, come 24 ore. Rabbi Shimon Nachmani Amar, 48 ore. Prima Asilshit si spostò per 6 ore, Vekamtrisa, e poi si mosse per 12 ore, poi nuovamente si spostò per altre 6 ore, Vekam, e alla fine si immobilizzò per 24 ore. Poiché Shneimar velo atz lavo ki yom tamim, poiché non si spostò, non si affrettò come un giorno intero. Yom tamim lo interpreta 24 ore. Michal di Mikara, lav ki yom tamimav. Perciò vuol dire che la prima volta che si fermò non durò come un giorno intero, cioè 24 ore, ma bensì meno. Perciò lui suppone che erano 12 ore. Perciò il totale erano 24 ore, e 12 ore che si fermò la prima volta, e 6 ore che si spostò, e altre 6 ore che si spostò, totale 48 ore in totale. Altri dicono che invece la disputa consiste in quanto tempo durò in totale il tempo che il sole si immobilizzò. Betosefta applica,
Rabbi Shua ben Levi, cioè quante ore sono aggiunte a un giorno normale? Un giorno normale consiste in 24 ore. Adesso dice, esprime opinione, quante ore in più oltre la durata di un giorno normale di 24 ore? Rabbi Shua ben Levi amare sembra alba asil shit, che in totale dura 24 ore in più oltre 24 ore normali. Perciò Asil City solo si spostò per 6 ore, Vikam Tresar, e si immobilizzò per 12 ore. Asi, nuovamente Asil City, Vikam Tresar, nuovamente si spostò per altre 6 ore, scusi, andò per 6 ore e si fermò per 12 ore. Perciò Amidato Kyom Tamim, come dice il verso, in totale 24 ore. Rabbi Lazar Amar, Shloshim Shesh, 36 ore in più. Asil City si spostò per 6 ore e poi Vekam Tresar e si fermò per 12 ore. Asil Shit e si spostò per altre 6 ore. Vekam Sembalba e si bloccò per 24 ore. Perciò in totale 36 ore. Perché c'è scritto velo aslavok yom tamim, che il sole non si affrettò di tramontare come un giorno intero. Cioè, solo per la seconda parte, che il sole si fermò, che durò come un giorno intero, per 24 ore. E da ciò si può dedurre che la prima parte non era come un giorno intero, perciò lui suppone che erano 12 ore. Shmuel Nachman Yamar, 48 ore, Asil Shit, Bekam Sembalba, si spostò per 6 ore e dopo si fermò per 24 ore. Asishit Vekam Sembalba, nuovamente si mosse per 6 ore e si fermò per 24 ore. Perciò in totale 48 ore. Ma chi c'è Amidato le Beato? Ma Beato Kyom Tamim, ma Amidato Kyom Tamim. Paragona la prima volta che si fermò, come la seconda volta che si fermò. Così come la prima volta si fermò per 24 ore, così ugualmente la seconda volta anche si fermò per 24 ore. Tana, Messiato la verità. Che Hashem Shantaro Hamar Yeshua, che Hamdaro Hamar Moshe, così come il sole si fermò per Yeshua, così come si fermò per Moshe Rabbeinu, e anche Vel Nachdimon Ben Gurion. Immagino che tutti conosciamo questa storia di Nachdimon Ben Gurion, che si impegnò di fornire acqua a un pozzo, a un goi, e l'acqua non venne, e alla fine scese una pioggia potente e i pozzi si riempirono e fece in tempo e il sole si fermò. Yoshua, il caso di Crai, che dice come il verso, lo dice il verso specialmente, in Nachdimon Gurion Gemara è una tradizione, per Moshe Minan, dove sappiamo che anche il sole si fermò per Moshe Rabbeinu. Atia, Achel Achel, deriva da Gzera Shavah. Ktiva riguardo Moshe Rabbeinu, Achel tet pardechal pnei amim, e c'è scritto anche il verso Ktivatam riguardo Yeshua, Yeshua, Achel gadelcha, che iniziò a ingrandirti. E Achel tet pardechal vuol dire inizierò a causare che i popoli abbiano timore di te. Lo Yochanan Amar, Atia. Rabbi Yochanan invece lo deriva da un'altra Gzera Shavah. Atia tetet, ktivacha, achel tet pardecha. Riguardo Moshe Rabbeinu c'è scritto lo stesso verso come avevo detto prima. Achel tet pardecha. Uchtiv Yeshua, biyom tet Hashem, et haemori lifnei bnei Yisrael. Tet vuol dire dare. E nel giorno che Hashem darà il popolo emorì nelle mani del popolo ebraico. Rashomer Nachman Yamar, Mikufei Dikra Shamatlai, lo deriva dal verso stesso, perché c'è scritto Asher Shmur Shimachem Ragzu V'chal Mipanecha, e Matai Ragzu V'chal Mipanecha, da quando i popoli avranno timore di te, Bishash Amdar Lo Chamar Moshe, quando il sole si fermò per Moshe Rabbeinu, Metivei, Veloia Bayom Kayom Ahu Lefanav V'acharav. Riguardo Yeshua, solo il sole si fermò
e non accade mai come quel giorno, né prima di ciò né dopo di ciò. Ma com'è possibile? Se diciamo che il sole si fermò per Moshe Rabbeinu e per Nachmon ben Urion, allora com'è possibile questo verso? Iba e tema una spiegazione, poiché Sha'ot u'delo havo nefesh kulai, da Moshe Rabbeinu e da Nachmon ben Urion, il sole si fermò, ma non co per così tante ore come da Yoshua. Iba e tema un'altra possibilità, una spiegazione, che avrei barat lo havo, che solo da Yeshua caddero delle rocce del cielo, poiché c'è scritto Vayivnu Sami pnei bnei Israel hem emorad vet cholon, che quando il nemico scappò da Fode bnei Israel in una inclinazione chiamata vet cholon, Vashem shlichanem avanim gdolot min hashamayim ad azekah vayemutu, che Hashem gettò su loro delle rocce enormi dal cielo fino a azekah e morirono. E perciò solo in quel caso da Yeshua accade ciò, ma né prima non accade così, né prima né dopo, nessun altro caso. Dopo che Shaul e Jonathan morirono, Ktiv è scritto che Davide Melech disse: Vayomer lamed bnei Yehuda kashet, hineh ktuva al sefer yashar, che gli ebrei devono imparare a usare l'arco e le frecce, come infatti è scritto nel sefer yashar, nel libro yashar, che i discendenti di Yehuda devono essere tiratori scelti. Che Agmarà, mai Sefer Yashar? Qual è questo Sefer Yashar? Amrachia Barabba Amar Yochanan, se Sefer Avraham Yitzchak Yaakov, Shein Kru Yisharim. Questo è il libro di Avraham Yitzchak Yaakov, che sono chiamati Yisharim, retti. Dichtibbe u, Bil'am disse, Tamot Nafshi, Mot Yisharim, Uti Yachariti Kamo. Magari che io possa morire come morirono Avraham Yitzchak Yaakov. Che Agmarà, Vecharimisa, dove c'è un accenno a ciò, che i discendenti di Yehuda saranno tiratori d'arco, che è scritto, Yehudata Yoducha Echecha, Yadcha Borif Oyvecha. Normalmente il Pshat dovrebbe essere che Yehuda, i tuoi fratelli, ammetteranno che la tua mano sarà alla nuca dei tuoi nemici, cioè che rinconeranno i nemici, mentre invece adesso spiega altrimenti. E spiega che Vesohim il Hamash e Zecha Yag neged Oref e Veomer zo Keshet. Qual è una guerra che richiede che la mano sia allo stesso altezza come la nuca? Ciò si riferisce al tiro all'arco. Rabbi Lazar Omer, e un'altra spiegazione per cos'è il Sefer Yashar, Ze Sefer Mishneh Torah e il Sefer Devarim. Ma mai Caro lei, Sefer Yashar, quella ragione è chiamata così, Sefer Yashar, Dichtiv, Vasita Yashar, Vato Bene Hashem, e farai ciò che è retto e bene negli occhi di Hashem. Vechar Misa, dove è accennato ciò? Che, cioè, in questo Sefer Dvarim, che Yehuda saranno tiratori d'arco, Yadav, scritto Yadav Rav Lo, riguardo a Yehuda, che Yehuda combatterà e si vendicherà dei suoi nemici nella guerra. Veso io milchama shetzicha shtei yadayim, e vi omer zo keshet. Qual è una guerra che richiede due mani? Che servisce al tiro all'arco. Rishmael ben Nachmani Amar, vediamo, questa è un'altra disputa. Porta ciò perché è una disputa tra Rabbi Elazar e Rabbi Shmuel ben Nachmani. Rishmael ben Nachmani Amar, ze sefer shoftim, il libro shoftim. I giudici, va mai caro lei Sefer Yashar, per quale ragione è chiamato così? Dichtiv, va mai el Melech Bisrael, Isha Asha Ben Avi Aseh, che in quei tempi, nel tempo dei giudici, non c'era un re che regnava su il popolo di Israele e ognuno faceva quello che gli piaceva. Vechar Misa, dove c'è un accenno a ciò? Poiché è scritto, Leman Da'at Dorot Ben Israel, Lelamda Milchama. Vese Mechama Shetzicha Lemud e Veomer Zo Kesh. Siccome dice il verso che le future generazioni devono imparare a fare la guerra, e quale addestramento richiede, cioè quale aspetto di una guerra richiede addestramento, è il tiro all'arco.
un minalan de biodactiv, e come sappiamo che ciò si riferisce ai discendenti di Judah, Dichtiv, c'è scritto in Sefer Shoftim, ויחרימות יהושע וישלום ישראל בהשם לאמור מי יעלה לנו בתחילה אל הכנעני ללחם בו ויאמר השם יהודה יעלה ודאמו כהשם דיסה כיהודה שרי פרימו הקומבטרי כנעניתי. Prima che Shaul diventò re, c'è scritto: Va'era metabach et ashok, che Shmuel invitò Shaul a un festino. C'è scritto: Va'era metabach et ashok, e qui anche porta questo perché è un'altra disputa tra Rabbi Elazar e Rabbi Shmuel ben Nachmani. E Atabach, generalmente Atabach vuol dire colui che scanna gli animali, Shochet. Forse qui vuol dire, generalmente in ebraico moderno vuol dire il cuoco. Vayarma Atabach et Ashok, ve'aleha, vayasim lifnei Shaul. E il Tabach alzò la coscia e ve'aleha, subito come non chiedere cosa vuol dire ve'aleha, e li mise davanti a Shaul. Mai ve'alea, quale significato ve'alea? Yochanan Omer, shok ve'alea. Umai ve'alea, di misamcha shok le'alea. Vuol dire la coscia, e alea è il terzo. Alea è il terzo osso. È così. La coscia è formata nei bovini di tre ossa. E diciamo il femore, e poi ci sono ancora due ossa al di sopra del femore, e lì è un piccolo osso al di sopra del secondo osso, l'osso e mezzo. E perciò dice che gli dei per la parte, naturalmente non gli dei solo ossa, gli dei della carne attorno all'osso, gli dei del shock, che la parte inferiore è la parte superiore, poiché l'osso che sta nel mezzo si chiama kulit. Indubbiamente gli diede, o forse queste sono le parti migliori, che non credo una persona può mangiare una coscia intera di un bue, impossibile. Gli diede indubbiamente parti di queste che sono considerate parti scelte. Umai veha alea, quel significato di Ve'alea, che la coscia fornisce un supporto a Alia, al terzo osso. Rabbi Elazar Omer, Shok Ve'chase, la coscia e il petto, Mai Ve'alea, Demachit la Lechase ilave de Shok ki bai anufe, che mise il petto sulla coscia prima che la agitava, poiché bisogna il Kohen lo agita. Così c'è scritto una Torah. Un manfila. E lo agita. Rabbi Shmuel ben Nachmani amar. Shok veshufi. Umai ve'alea. Quale significa ve'alea? De shufi lavei de shokai. Shok è la parte inferiore della coscia. E shufi è la carne attorno all'osso intermedio. Come abbiamo detto che si chiama kulit. Perciò questo Umai ve'alea. Questo significa olea, shufi ilavei di shok kai, che è il posto dove si trova il shufi, cioè questa carne attorno all'osso intermedio, è posizionato al di sopra della coscia. Cioè si intende la coscia, intende l'osso inferiore tra le tre ossa della coscia. Abbiamo studiato nel Mishnah che che una donna ebrea non può appartarsi con idolatri poiché sono sospetti di commettere stupro. Bimaschine, che caso si tratta? Ilema Bechal, se si tratta che è vietata una donna di appartarsi solo con un goi, di che vatta Gabesel Mishari, ma non c'è differenza tra un ebreo e un goi, perché
Una donna ebrea non può parlarsi con un uomo ebreo che non è suo marito. Questo è un Isur Minatorah. Ve'etnan, abbiamo studiato che lo Yitched Ish Echad im Shtei Nashim, che un ebreo non può parlarsi con due donne ebree naturalmente, e veramente non può parlarsi neanche con una donna goia, uguale. Poiché le donne hanno la tendenza di essere leggere, e potrebbero peccare. Ed ugualmente non può portarsi con una donna. E perciò se può, non può portarsi con un ebreo, a maggior ragione non può portarsi con un goi, che è sospetto ancora di più di commettere azioni immorali. E la bitlata, bisogna dire che si tratta che la nostra Mishnah tratta di una donna che si approdò con tre goyim. Comunque la questione è di Quatagga Bessel, Bifruzzi Mishari. Ma ugualmente un'ebrea non può portarsi con alcuni ebrei se sono ebrei immorali, che sono leggeri, che non badano a questo tipo di peccato. Vietnam, abbiamo studiato la Mishnah, che un uomo non può portarsi con due donne, però una donna può portarsi con due ebrei, poiché indubbiamente si vergognerebbero uno dell'altro. Questo si riferisce solo ai ebrei kshirim, che non peccano in questa maniera. Però se erano persone immorali, anche vietato. Persino con la presenza di 10 persone così, questo tipo. Ma se hai a, vozio a sarabi mità, e accade un caso che portarono fuori dalla città in una bara un'ebrea vivente che era moglie di un uomo per commettere adulterio, cioè fecero finta che la donna era morta per commettere questa azione. Spiega ora che lo zecha beishto imo, che si tratta che quando che il goi, anche se c'è la donna, scusi, la moglie del goi presente, anche vietato, poiché ho visto che la moglie di un goi non bada a ciò che fa il marito, poiché ciò gli crea una legittimazione per fare lei lo stesso con altri uomini. Però la moglie di un ebreo fa di guardia affinché il marito non pecchi. E questo vuole insegnare che persino se c'è la moglie del goi, anche è vietato. Però potremmo e dire che c'è un altro problema, un altro pericolo, poiché il goi potrebbe uccidere la donna. Si tratta di una donna importante che ha relazioni col governo e perciò il goi avrebbe timore di ucciderla. Però vuol dire che una donna qualsiasi c'è sì questo rischio. Mentre invece Rab Idi Amar che Isha Klei Zainada, che una donna ha le proprie armi con sé, nel senso non che è armata, ma bensì che generalmente un goi anche si commette un'azione di stupro, comunque risparmia la donna, non la uccide. Generalmente un goi ha pietà di una donna e non uccide. Mai benaio, che caso crea una differenza tra queste due opinioni? Tra ciò che disse Ravirmia e Ravidi. I cabinaio, Isha Hashuva ben Hashim, Vishna Hashuva ben Hashim. La differenza tra queste due opinioni consiste nel caso di una donna che Isha Hashuva ben Hashim vuol dire una donna che ha conoscenze nel governo, Vishna Hashuva ben Hashim vuol dire che una donna che non è bella. Perciò, secondo Ravirmia, è permesso che questa donna sia parte con un goi, poiché non c'è rischio che la uccida, poiché ha conoscenze
nel governo, ed ugualmente non c'è rischio che gli commetta qualcuna azione immorale poiché non è bella. Mentre invece, contro la vedi, è vietato che sia parte con Taligoi, poiché c'è rischio che commetta un'azione immorale benché non è bella. Tani quattro Dravidi Barabin, versetto e una breità. Tani quattro Dravidi Barabin, supporto di ciò che disse Ravidi Barabin. Ravidi Barabin, la stessa persona. Aisha Farpisha Shalom Ima, Loti Techedi Maemi Pnesh Hashudim al Rayot. E non c'è rischio che una donna venga uccisa, che benché non c'è questo rischio, comunque non deve apportarsi con un goi, poiché commette azioni immorali di stupro. E perciò questa è una dimostrazione in favore della Bibi Barabi che comunque non deve apportarsi con un goi, benché non la ucciderebbe. Lo vedete, un ebreo non deve apportarsi con un idolatra, poiché c'è il rischio che lo potrebbe uccidere. Tanabanan, il Sereshen Isamen lo vedo con Javim Baderech, Toflo Limino. Se un ebreo sta viaggiando con un goi, che metta il goi alla sua destra. E poiché se il goi voleva ucciderlo, allora poteva afferrargli la mano. Rabbi Shmuel ben Osher, Rabbi Yochanan ben Brock Omer, Besaif, se il goi aveva una spada, Toflo Limino, che si metta alla sua destra. Poiché che affinché la sua mano destra sia più vicina alla spada per poter afferrare la sua mano. Però se aveva un bastone, Toflo Lesmolò, che metta il goi alla sua sinistra, affinché sia più vicino al bastone, se il goi voleva picchiarlo col bastone, allora poteva afferrare la sua mano sinistra e impedirglielo. Aiolin bemal, se stavano salendo una salita, o Yordin birida, o stavano scendendo una discesa, lo Israele mata, vedete come mala, che l'ebreo non sia di sotto e il goi di sopra, sempre l'ebreo deve essere di sopra. E l'Israele mala, vedete come mata. Val Yeshua lefanav, che non si inchini davanti a lui, Shemaruz Golgoltò, poiché gli potrebbe spaccare il cranio. Se gli chiese, il goi chiese all'ebreo dove sta andando, qual è la sua destinazione, Yerchev Latader, che dica un posto più lontano, che Dersha sai a Jacobino l'Esav Rasha, e così come fece Jacobino Esav Rasha, che è scritto, Yavorna Adonia Melech Ne Avdo, Vanita Nael Leiti, e Asher Yavo. A voi la donessa Ira, e finché io giuro cioè che lei, cioè Esav, vada avanti, io devo andare piano, finché verrò a Seir. Quando verrà a Seir? La Gemara non lo dice qui, però lo dice per un altro posto. E quando verrà Moshiach, rispondere a Esav, Baetar Hashem Amlucha, Hashem Amlucha, Hashem Amlucha, Uchtiv, Yaakov nasa Sukkota, che veramente non andò a Seir. Ma se Talmidim Rabbi Akiva, Shayu Olchin Likziv, che i Talmidim di Rabbi Akiva andarono a Ksiv, è una città che esiste ancora oggi, è chiamata Achziv, che è la parte superiore della Galilea, proprio sul mare. Pagu Bahen Listim, incontrarono dei ladri o dei banditi ebrei, Amru Laem, andate Mochim, domandate, Amru Laem le Ako, andiamo a Ako. Si vede che andavano da nord verso sud, perché Ako è più a sud di Ksiv. Kivanshi Giu le Ksiv, Pirshu, e quando giunsero a Ksiv, li abbandonarono, entrarono in città. Amru Laem dissero i ladri, o i banditi, Talmidei miate, siete allievi di chi? Qual è il vostro maestro? אמרו להם תלמידי רבי עקיבא, אמרו להם, אשר רבי עקיבא לתלמידיו שלא פגע עם אדם רע מעולם. באת רבי עקיבא, i suoi studenti, che nessuno è capace di far male loro,
che sono così intelligenti di sapere come evitare problemi. Ramanashe aveva asil le be turta. Ramanashe stava viaggiando, andando in direzione a un luogo chiamato Beturta. Pago Bey Ganve incontrò degli briganti. Amrulei erano ebrei. Amrulei gli chiesero: Lean Kaslat, dove stai andando? Qual è la tua destinazione? Amalei Pompedita, Pompedita. Chiamato le Beturta, quando giunsero a questo luogo, Beturta, Parish li lasciò e entrò nella città. Amrulei, Talmida de Yehuda Ramat, e te sei il discepolo di Yuda l'imbroglione, intendevano dire Rav Yuda, e lo chiamarono imbroglione e non chiamarono neanche Rav. Amar Leu disse loro Yad Itolei, cioè chiese loro se lo conoscevano, e dopo di ciò disse Yerava, che sia fatta la volontà di Hashem, Deleavu Hanu Inche Vishematei, che questa gente, cioè voi, che siate scomunicati, mi raccomando, perché parlano così, in questa maniera, con mancanza di rispetto a Rabiuda. Aslu andarono e Abdu Gnevata e Sevitarti Shnin velo Aslaho. Andarono e si occuparono di rubare per 22 anni e non ebbero successo. Vuol dire che sempre devono spendere soldi per dottori, per avvocati, e accadevano incidenti, diverse cose. Kivan dechazo, siccome si diedero conto che stavano perdendo, atu kulu utavu shmatai, però siccome si resero conto che tutto ciò durò 22 anni per afferrare che era la scomunicazione che causò queste loro perdite, andarono da Rav Menashe e chiesero che gli permetta questo nidui, questa scomunicazione. Scomunica. Lava beu chad Girdana, tra essi vi era uno che era un tessitore, dello Atal le Sharivo Shematei, che non venne con loro per chiedere che la scomunica venga assolta. Vechle Arie e fu divorato da un leone, scusi, divorato da un leone. Hainu Dambrince, e questo è simile a un proverbio popolare, Girdana dello Taisan. Shata Batsir Mishane, che un tessitore che è arrogante e vivrà un anno meno, cioè mancherà un anno della sua vita, poiché è sfacciato, perciò morirà prima del suo tempo. Infatti, Tachasi vede la differenza tra Ma Ben Gambe di Babel e l'estinte del Sisrael. Vede la differenza tra i ladri di babilonesi, cioè ebrei sempre, e i ladri di Israele. Che i ladri di Israele parlarono con rispetto verso Rebekiva e i suoi discepoli, mentre questi ladri di babilonesi parlarono male della Biuda e solo aiuta l'imbroglione. E siamo giunti alla prossima Mishnah, perciò terminiamo qui e che Hashem vi benedica.